Salve a tutti, benvenuti a questo video. Ovviamente voglio farvi un cappello, diciamo, introduttivo su quello che riguarda ovviamente la questione, va bene pandemica perché comunque risulta ancora una situazione di grave andamento, ma alla fine però se andiamo a fare la differenza tra quello che succede normalmente anche ecco, nell'economia, andiamo a vedere che effettivamente si è ristabilito un pochettino quello che è venuto fuori poi dalla pandemia. Vedete come questo, qua andiamo subito a fare una transazione video. Ecco qui, perfetto, siamo arrivati. Quindi è ovvio che questa zona qui è molto intensa, è stata molto intensa perché riguardava appunto la pandemia, però vedete com'è stata poi ripreso tutto quello che si è perso in circa un mese di contrattazioni. Quindi comunque sia la cosa principale che più andava a venire fuori, diciamo, era proprio la situazione di ripresa del mercato, in cui abbiamo due aspetti: il dollaro, che comunque è più che altro sembra debole, ma secondo me è più che debole è stabile, perché comunque ci sono vari motivi per credere in un dollaro comunque fluttuante, dove la volatilità è stata veramente nell'ultimo mese veramente importante. Ci attendiamo ad agosto, ovviamente, una situazione di ritracciamento dei mercati, perché comunque quasi tutti i mercati sono andati a toccare test importanti, tra cui anche il nostro primo obiettivo e secondo obiettivo. Vedete bene, primo obiettivo che erano gli 1,16, secondo obiettivo era questa striscia blu, se vi ricordate, era il secondo obiettivo plausibile che erano gli 1,20, che poi era derivante poi appunto da questa, se vi ricordate, ecco qui, che era all'incirca il 161% di questo del primo della prima zona, diciamo, di estensione. Stiamo parlando dell'euro-dollaro. Ovviamente, adesso il ritracciamento che io me l'aspetto comunque in una zona range molto importante, che è questa. Quindi staremo a vedere adesso, ovviamente, che va poi a contrapporsi a quello che era appunto gli 1,16. Quindi sinceramente questa zona molto importante tra gli 1,17 e gli 1,15, gli 1,16 più che altro, è una zona relativamente importante. Quindi potrei aspettarmi anche quindi un andamento al ribasso per poi avere una continuazione di trend che potrebbe andare a ristabilirsi entro questo range qui, che è il range tra gli 1,20 e gli 1,19500. Quindi sinceramente quello che poi vado un po' ad aspettarmi sicuramente è su base, volevo farvi vedere appunto anche l'indice italiano, perché effettivamente sta tornando nella nostra zona volumetrica importante, cioè quella tra i 18.000 e i 18.500 punti. Vedete come effettivamente il primo target, diciamo, raggiunto sulla zona di rialzo. Guardate come il primo target di ritracciamento sui 20.000, secondo target di ritracciamento intorno ai 18.500. Vedete come sta effettivamente tornando sulla nostra zona di ritorno, no? Vi ricordate? E sicuramente qui io me l'aspetterei poi un rimbalzo fino ai 22.000. Ovviamente, come potete vedere dal punto di vista diciamo temporale, vedete come il rimbalzo sulla zona effettivamente importante di ritracciamento, che va proprio sui minimi temporali, sulla fine del ciclo
quello a 180 giorni, che è questo, e vedete come effettivamente, guardate, vi faccio vedere un attimo anche il fine ciclo a 45 giorni. Vedete che poi praticamente poi prende anche il ciclo a 90, che sarebbe questo. Effettivamente, guardate come effettivamente il ciclo a 90 giorni esatti, no? Che poi vi ricordate, questo era il ciclo a 180. Vedete come il ciclo effettivamente i minimi a 90 giorni, vedete come è stato rispettato. Quindi vedete come effettivamente questa tendenza qui del ciclo appunto a 90 giorni ci ha garantito appunto il fine ciclo proprio qui sui 18.000 punti. Ecco perché è importante secondo me che molte aziende che fanno parte anche del FTSE MIB sono andate appunto poi a rimbalzare su supporti importanti. Ok? Vedete come tutto torna sia dal punto di vista ciclico temporale che dal punto di vista ciclico tecnico, quindi analitico tecnico, e anche dal punto di vista poi di supporti tecnici. Ok? Quindi volumetrici più che altro, che sono appunto rappresentati dai 18.500 punti. Andiamo a vedere un attimo la sterlina, perché molti mi hanno detto: ma la sterlina, volevo farvi vedere infatti la sterlina nei confronti dell'australiano, perché quella tendenza volumetrica qui sotto, vi ricordate gli 1,80? Ha punto effettivamente da ottimo rimbalzo tecnico, e guardate come effettivamente il pattern armonico che avevamo, ecco qui, vedete, effettivamente il cipher pattern che noi avevamo visto l'altra volta, eccolo qui, vedete, è stato rispettato, e addirittura guardate, stiamo tendenzialmente siamo arrivati al nostro, questo era la zona di reversal, eccola qui dove sono le chiusure qui sotto. Quindi ci aspettiamo ora che cosa? Ovviamente ci aspettiamo, ecco il movimento del mercato che io mi aspetto è proprio questo. Dove poi c'è questo importante nodo volumetrico, vedete? Importante nodo volumetrico che può dar adito a un rialzo effettivamente attorno a questa zona qui. Ok? Capite ragazzi quanto è importante vedere più che altro l'aspetto anche della sterlina, che comunque è attestato, e ecco perché mi aspetto anche sull'australiano un mantenimento del ritracciamento, perché ha attestato il doppio massimo sugli 1,31. Ovviamente vi ricordate che noi avevamo due target di lungo periodo, uno a 1,36, l'altro a 1,44. Ovviamente potrebbero in questo momento essere ottimi punti di ritracciamento in qua di estensione riguardo anche, ecco qui, riguardo questo 161, e ve lo piazzo subito la linea, eccolo qua, gli 1,43, vi ricordate, no? Quando avevo detto guardate ragazzi che qui ci può essere un allungo sulla rottura di questo triangolo sul lungo periodo. Guardate il triangolo sul lungo periodo, penso che balza agli occhi di tutti. Guardate, bellissimo questo triangolo che potrebbe effettivamente andare a prendere il nostro target di lungo periodo proprio sull'allungo volumetrico, eccolo qua. E come confluenza tecnica. Vedete? Ok ragazzi, ok? Voglio farvi vedere ora
L'aspetto invece che tutti, penso, stiamo aspettando è sull'oro. L'oro ha rotto un'importante zona volumetrica, ora ce l'aspettiamo qui prima del fatidico poi ritracciamento, ok? Verso il basso. Questo sicuramente, questo doppio massimo qui può dare adito a un primo allungo che potrebbe far arrivare il prezzo lì per poi, ecco qui, per poi ritracciare ancora. Ok? Quindi questo perché qui c'è un nodo volumetrico importante e poi perché dal punto di vista tecnico. Guardate la confluenza di prezzo con il 227%. Eccolo qua, vedete? Eccolo qui tra il 200 e il 227%. Bene, ragazzi? Quindi questi sono infatti i due target che mi aspetto sul lungo periodo. Dopo la rottura ovviamente di questa trend line, di questa resistenza tecnica. Ok, ragazzi? Bene. Questo è per farvi vedere un attimo i principali movimenti che potrebbero esserci in questa settimana. Ovviamente la cosa che mi aspetto è sicuramente questo allungo volumetrico dell'oro che sfrutterebbe poi diciamo l'indecisione della politica, poi effettivamente della politica che sta avendo in questo momento diciamo l'America, ma anche più che altro anche l'Europa. Ok? Bene, concludiamo ovviamente sempre con il disclaimer che mettiamo sempre alla fine. E non mi resta ovviamente che darvi il buon trading a tutti e ovviamente vi ricordo i diversi appuntamenti giornalieri del canale, vi ricordo anche i webinar che ci saranno, basta andare sulla pagina christianciuffa.com/webinar dove potete avere tutte le date dei prossimi webinar. Quindi non mi resta che darvi il buon trading a tutti da Christian Ciuffa. Ciao ciao.